Ragazzi, bentornati nel mio canale GT Creation. Oggi siamo qui in un nuovo video. Perché questo video? Perché in molti mi avete chiesto su Instagram e anche qui su YouTube il tutorial di come fare il Cloud Slime. Adesso ve lo faccio vedere. Questa qui è la mia base per il Cloud Slime. Guardate quanto è bella, morbidissima e stra veramente mega drizzly. Adesso vi faccio vedere, guardate, cioè troppo bella. Allora, per questo slime ci servono pochissimi ingredienti. Allora, ovviamente l'ingrediente principale è la neve. Vi consiglio di acquistare questa neve di marca. Oppure, aspettate un attimo che la faccio vedere, ho questa qui, sono la stessa cosa, vedete, però sono in barattoli diversi. Vi lascio qui giù il link per acquistarla. E questa qui costa un pochino, sui 20-30 euro, però almeno ne vale la pena. Con questo barattolo ce ne fate tantissimi di slime. E appunto io vi dico che non dovete assolutamente comprare questa qui. Si comprano entrambi su Amazon, vedete? Però questa qui, anche se nel barattolo più grande, praticamente fa schifo, dai, diciamola tutta. È una neve troppo doppia, troppo, sì, tra virgolette di sottomarca, quindi non acquistatela. Vi lascio quindi qui sotto nell'info box il link giusto per acquistarla. Allora, in questo caso utilizzo questa qui perché questa qui mi è finita, e utilizzo questa che anche questa, cioè, mi è quasi finita, mi è rimasta pochissima. Ne ho acquistata un'altra, mi deve ancora arrivare. Allora, quindi prendiamo la nostra ciotolina e in questo caso io metto tutta la mia neve che mi è rimasta e prendo dell'acqua. Eccola qui. Prendiamo dell'acqua e la aggiungiamo gradualmente alla nostra neve. Vi consiglio di non aggiungerne troppa di acqua. Forse così troppo poco. Aspetta che... Perfetto. Quindi altro pochino. Ok, perfetto, raga. Allora, una volta attivata la nostra neve, io ne ho già altra fatta, già pronta. Che dobbiamo fare? O facciamo uno slime base, o normalmente prendo la base. Io di solito appunto prendo la mia base, che è questa qui bianca, e un pezzettino di base trasparente. Scusate, lo devo prendere. Ecco qui, vedete? Questa è la mia base trasparente. Se volete i tutorial, scrivetemelo sempre qui sotto. E mischio i due composti per avere una base molto molto più elastica e sì, molto più elastica. Allo stesso tempo super mega ultra thick. Vedete? Perfetto. Una volta mischiato le due basi, oppure voi mischiate entrambe le colle, prendiamo un pezzettino, così, anche forse troppo, e l'aggiungiamo al nostro composto in questo modo, vedete? E mischiamo fino a quando non vediamo che il nostro slime diventa leggermente rigido. Deve diventare, adesso mischio mischio mischio, in questo modo, vedete? Guardate, vedete, pieno di neve. A differenza della base, che poi alla fine è la parte finale, è leggermente rigido, guardate raga, non riesce ad allungarsi tanto. Quindi, per farlo diventare in questo modo, che dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a mischiare. Vedete che è un po' duro, vedete? Ci mette un bel po' per allungarsi. Che dobbiamo fare? Dobbiamo, vedete, fare questi movimenti così per un bel po' di tempo, tipo 5 minuti. Vedete? In questo modo. E mentre facciamo questo movimento aggiungiamo leggermente un po', oddio, di crema. Vedete? Ok.
così. In questo modo. Un po' di crema e, aspettate un attimo, e un po' di neve. Quindi alterniamo un po' di neve, un po' di crema, un po' di neve, un po' di crema, un po' di neve, un po' di crema. Qua sto combinando un casino, però quando faccio sempre la base, combino sempre un casino enorme, quindi normalissimo. E quindi, vedete, dobbiamo continuare a fare questo lavoro in questo modo. Forse io ho preso troppa base, ci vuole un poco più di neve, vedete? Si vede totalmente che serve molta più neve per avere l'effetto drizzly. In questo momento, questo slime, questa base, dovrebbe essere una specie di snow. Per fare lo snow, con la neve morbida, tra virgolette, bisogna aggiungere molta più crema. In questo caso ne aggiungo poca per fare l'effetto drizzly e aggiungo altra neve. In questo caso, vedete, raga, questa è il pezzettino che abbiamo fatto insieme. Vedete? Dovete prima mischiare, mischiare, mischiare e poi avrete questo risultato in questo modo. Addio. Arrivati a questo momento, che dobbiamo fare? Mischiare ancora di più e aggiungere altra neve e crema. Raga, questo non è niente di difficile. L'unica cosa è che dovete acquistare la neve giusta, non quella lì, oddio, santissimo, non quella lì sbagliata, perché sennò appunto lo slime non vi verrà mai e poi mai. Capito? Vedete raga? È tipo, si sta ammorbidendo tantissimo, anche se sto aggiungendo altra neve. Guardate, potete anche aggiungere neve e crema allo stesso momento, così si crea già la poltiglia, tra virgolette. Oddio, sto combinando un casino, che bello! In questo modo. Quindi aggiungiamo, aggiungiamo crema, aggiungiamo, aggiungiamo neve. Fino a che, guardate, raga, già si sta avendo di più l'effetto drizzly. Vedete? Ecco qua. Abbiamo ottenuto il nostro drizzly slime. Guardate, si dovrebbe ovviamente mischiare ancora di più perché c'è la neve che è ancora grumosa, però guardate, eccolo qui il nostro slime. È una ricetta davvero semplice, una delle, cioè, è difficile perché se utilizzate la neve tra virgolette schifosa non di marca, non vi uscirà mai in questo modo perché è troppo grumosa. Guardate, cioè, raga, è bellissimo. È il mio slime preferito questo perché c'è, cioè, wow. E quindi questo è il risultato, raga. Allora, mischiamo un altro pochino. Forse vedete, per ottenere il risultato totalmente finale di questo, guardate, bisogna mischiare, 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 mischiare per tantissimo tempo e avrete questo risultato. Guardate. Quindi, raga, questo è il tutorial del Cloud Slime Drizzly. Perfetto. E niente, raga, io adoro troppo questa base, questa ricetta. Se vi è piaciuto questo video, questa ricetta, mettete un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Da GT Creation è tutto e alla prossima, sempre qui sul mio canale. Bye!